E ciao ragazzi, qui è Hidden Gamer che vi parla, benvenuti su The Herd. Siamo su questo nuovo canale, andate a vedere nei canali correlati e qui in descrizione metterò il link del mio canale, quindi andatevelo a vedere. Ebbene, abbiamo questo canale fantastico, nuovo, dove rinizieremo tutto e stiamo facendo un video al giorno, spero, perché io questo qua lo sto preregistrando, quindi non so se stiamo facendo un video al giorno o no, però ok. Allora ragazzi, io farò un po' di tutto su questo canale, penso di spaziare qualsiasi format sia mai stato creato, quindi potrei anche leggere delle creepypasta, potrei fare di tutto, del gameplay, vlog, recensioni di videogiochi, cose così. Quindi aspettatevi di tutto da me, quindi niente, non sarò, diciamo, prevedibile. Quindi niente serie lunghe. Per parlare di me, niente serie lunghe, cose che mi occuperebbero troppo tempo, anche perché ho poco tempo a disposizione, posso fare al massimo quanto 2 video a settimana, quindi fare una serie occuperebbe un triliardo di anni e farei solo quello, quindi no. Allora ragazzi, io vi ho portato questa fantastica top 20, quindi abbiamo 20 curiosità su Harry Potter e io direi di andarle a vedere e iniziamo. Io metto questa roba che ho fatto su Sony Vegas, spero di riuscire a recuperare qualcosa di meglio e niente, cioè beccatevi l'intro mo arriva, sì. Intro. Ehi. Daniel Radcliffe, l'interprete di Harry Potter, durante le riprese dei film ha inforcato ben 160 diversi paia di occhiali. Durante le riprese del primo film, Daniel ha sofferto addirittura di allergia agli occhiali. Non so se esista l'allergia agli occhiali, sinceramente, perché, cioè, allergia agli occhiali? Cosa? Tu, cioè, ci sta un sacco di gente che porta gli occhiali, perché uno dovrebbe essere allergico agli occhiali? La cicatrice a forma di saetta è stata applicata con il trucco ben 5.800 volte, di cui solo 2.000 sulla fronte di Daniel. Le altre 3.000 volte è stata messa sulle controfigure o sugli stuntmen. Ah. Sono state ben 70 le bacchette usate sul set da Daniel Radcliffe. L'attore, nelle pause di lavoro, si dilettava con loro a suonare la batteria e le rombe. Mamma mia, che, cioè, quando inventiva questo ragazzo, suonava con le bacchette che si usavano nel film. Insomma, molto intelligente. Nei titoli di coda di Harry Potter e il Calice di Fuoco 2005 si legge la scritta: "Nessun drago è stato maltrattato durante la produzione di questo film". Sì, vabbè. Cioè, credo di averlo letto. Ci sono rimasto un po' quando l'ho letto, veramente un po' una roba che ti spiazza. Vabbè, allora, l'autrice dei libri, J.K. Rowling, presente che... Oddio, stavo iniziando a parlare con l'accento inglese. Presente che tutti gli attori fossero di nazionalità britannica o irlandese, perché Hogwarts è una scuola esclusivamente inglese. Le uniche eccezioni furono per la francese Clemence Poesie nel ruolo di Fleur de la Cour e per il bulgaro Stanislav Javeschi, mamma mia che bel nome, in quello di Viktor Krum, che sono infatti studenti di scuole di magia straniere. La stazione di King's Cross, quindi la stazione 9 e 3 quarti, binario 9 e 3 quarti, che esiste davvero, è stata scelta perché è lì che i genitori della Rowling si sono conosciuti. Entrambi erano diretti a Arbroath, in Scozia, quando si sono incontrati sul treno. Questa è carina come curiosità, non lo sapevo. Comunque, allora, il giorno della pubblicazione di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è stato chiesto alle librerie inglesi di non vendere i libri ai bambini prima che la scuola quel giorno fosse finita, per evitare che tutti marinassero le lezioni. Cioè, marinare le lezioni per comprare un libro, cioè, è un po' esagerato. Però ci sta, dai, ci sta. In Cina sono stati realizzati illegalmente delle opere che portavano avanti le vicende di Harry Potter. Regolarmente denunciati, la Rowling ha vinto la causa. La fantasia di questi autori orientali aveva portato dentro la storia personaggi del Signore degli Anelli. Prima della sua pubblicazione, altre 20 case editrici hanno rifiutato di mettere in stampa il libro, rivelandosi poi una miniera d'oro. Bene, questa direi che è una inculata assurda.
Harry Potter e l'Ordine della Fenice è il più lungo libro della serie, 38 capitoli e 255.000 parole, il primo e il più corto. Il personaggio di Albus Sirente è ispirato dal preside delle scuole elementari della scrittrice, Alfred Dunne. L'idea di scrivere Harry Potter le viene nel 1990 in un viaggio in treno tra Manchester e Londra. Negli Stati Uniti Harry Potter è la pietra filosofale, al posto della parola philosopher c'è sorcerer, tradotto Harry Potter è la pietra dello stregone. Sembra che Harry Potter sia stato scritto per necessità dopo la nascita della prima figlia, era un modo, così dichiarato, per contribuire alle spese per le bollette del gas. Mi sa che comprando, cioè pagando le bollette del gas per strada avrei comprato anche uno yacht. È una villa ai Caraibi. Però dettagli! Harry Potter nella finzione e la Rowling nella realtà compiono gli anni nello stesso giorno, il 31 luglio. Se un babbano dovesse capitare per caso ad Hogwarts non vedrebbe altro che un castello in rovina, con grandi castelli, con su scritto state alla larga, edificio pericoloso. Per realizzare tutte le macerie di Hogwarts nei doni della morte sono state necessarie 532 tonnellate di polistirolo, che è una quantità enorme, ragazzi! Per riempire l'armadietto dell'ufficio di Silente sono state realizzate circa 900 fiale contenenti ricordi. Sul set di Harry Potter e la Camera dei Segreti, una delle Ford Anglia che venivano utilizzate per girare le scene con la macchina volante del signor Weasley venne rubata. Era il 2005, nel 2006 venne ritrovata in una foresta vicino a un castello in Inghilterra. Forse il ladro aveva capito che l'auto non poteva effettivamente volare. Questa la faccio con accento inglese perché, boh, è la Rowling è inglese, scusbo, e quindi io la faccio a caso in inglese, cioè con l'accento inglese. Nella Camera dei Segreti, Rupert Grint ha realizzato un disegno un po' ironico e un po' offensivo di Alan Rickman, il quale gli ha fatto autografare il lavoro e se l'ha portato a casa. E niente, alla Rickman è morto qualche tempo fa, era l'attore che interpretava Piton. Sì, queste erano le mie 20 curiosità su Harry Potter. Se volete altri video di questo genere mettete un like qua sotto, iscrivetevi al canale di The Herd, ragazzi, per vedere i miei video e quelli dei magnifici miei colleghi di YouTube, questi youtuber fantastici, che non so se sono fantastici perché perché è preregistrato, ancora non ho iniziato, quindi non l'ho visto. No. Ragazzi, lasciate un commento qua sotto per suggerirmi qualche top da fare, qualche cosa. Io sto facendo così con le mani, ma non so perché. Di là c'è un bordello assurdo, però voi non vedrete mai niente perché io inquadro solo quello che non è sporco. Diciamo che voi vedete questo riquadro. Questo. E intorno a me c'è il caos. Quindi bene, ragazzi, io direi che qui ci salutiamo. Ora dovrò editare questo video, ci metterò anni per trovare tutte le immagini e le cose. Bello. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, bella.